quando qui dove esce un altro pezzo. Fate come dico io questo qua, eh? Lo fate come dico io. Cominciamo a sbuffare. La mia bella se n'è andata, ma lasciata al fine in libertà, son padrone ancora della mia vita. Ella mi ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata. Giusto? Giusto, stai tranquillo, lo so. Tornata. Tornata. Rido, rido, di tutto rido, non faccio apposta rido, questo è il mio mestiere. Rido, se cadete ni rido, perdon cognato rido, è quasi un mio dovere. Rido, la gente non capisce, il gatto sulle strisce non si può tradire. Rido, quando mi pare rido, c'ho neanche voglia e rido e poi non rido più. Avete mai pensato a cosa ci fa ridere davvero? Ho voluto scendere al fondo di questa domanda con uno studio che ho pubblicato nella rivista New Ideas in Psychology e che ha dato una risposta sconcertante. Ridere è una cosa da persone serie. Millenni di evoluzione hanno preservato nell'uomo questo comportamento perché ha un'importanza fondamentale. Ridere è una sirena di allarme che scatta per avvertire chi ci sta accanto di qualcosa di importante, un cessato pericolo. Per capire questo spieghiamo cosa è l'umorismo. Pensate a una freddura, un uomo entra in un caffè, splash, vi fa ridere? Se sì è perché avete sentito qualcosa di strano nell'improvvisa trasformazione della scena passata da immaginare un uomo a immaginarlo comportarsi come una grossa zolletta di zucchero. Ecco il primo segreto dell'umorismo, una situazione incongruente, qualcosa che ci lascia perplessi. Non tutto quello che ci lascia perplessi però ci fa ridere, ma solo quando questo è provocato da un fenomeno vitale che improvvisamente si cristallizza in un fenomeno freddo, morto, ripetitivo, non vivo. Come in questo caso l'uomo vivo, che per magia mentale immaginiamo come oggetto che piomba nel caffè. Ma serve ancora un passaggio per scatenare la risata, l'immediata scoperta dell'inghippo, nessun uomo è cascato in nessun caffè. Quest'ultima scoperta è liberatoria, tanto che è allora che esprimiamo la nostra soddisfazione. Allora l'umorismo nasce da tre passaggi. Scoprire un'incoerenza, sentire con sbigottimento che questa incoerenza stride con la vita per rigidità e freddezza, infine scoprire che questa incoerenza è solo apparente, che nessuno si fa male. Nei cartoni animati il processo è uguale. Quando il terribile uccello Bip Bip fa cadere dall'alto di un canyon un'incudine in testa al povero Willy il coyote, prima proviamo sgomento per qualcosa che dovrebbe provocare dolore, poi trasaliamo per la trasformazione di un essere vivo in una frittella e infine liberazione finale perché nessuno si è fatto male. Questo lo trovate nelle commedie più raffinate, da Plaute a Molière, e nei disegnatori, da Altan a Zero Calcare, perché l'umorismo è un linguaggio universale. Rido, nulla tenente rido, per il tuo bene rido, l'amor non sa tacere. Rido, son sempre in rosso rido, faccio la fuga e rido, qualcuno deve avere. Rido, la gente non capisce, il gatto sulle strisce non si può tradire. Rido, quando mi pare rido, c'ho neanche voglia e rido e poi non rido. Ma se questo è il meccanismo dell'umorismo, perché scatta in risposta quel verso strano e strampalato che chiamiamo risata? Perché un verso animalesco invece di un apprezzamento verbale? Pensate a come è fatta la risata. Ritmica, alto volume, proprio come una sirena di allarme. Già, la risata è un segnale di allarme, anzi, di cessato allarme. Quale allarme? Quello di aver trovato nella vita qualcosa di insolitamente freddo, morto, ripetitivo, rigido,
come accade nella frittura che riportavo prima o nei cartoni animati. Perché per l'uomo moderno il peggior attentato alla sua integrità è il diventare ripetitivo, rutinario e freddo come un oggetto, come Sheldon in Big Bang Theory o come il Marchese del Grillo nel film di Monicelli. Su questo hanno ben messo in guardia i principali filosofi moderni, da Marcuse ad Heidegger. Anche Freud ha spiegato che le cose ripetitive ci allarmano e generano ansia. È il nostro istinto che si ribella. Ecco anche perché tanta gente si innamora di qualcuno dicendo «perché sa farmi ridere», come mostra uno studio del 2015 dell'Università del Kansas. E ciò accade per due motivi. Il primo è che ci fa rilassare, se il nostro riso esplode per il contagio del riso altrui. Il secondo è che, se il nostro riso non nasce per contagio, ma per la comicità dell'altro, allora vuol dire che abbiamo noi saputo scoprire l'incongruenza rigida nella vita e avvertire gli altri dello scampato pericolo. Cioè siamo diventati esperti, bravi, capaci, e questo ci aumenta l'autostima. Purtroppo il meccanismo che suscita il riso può adulterarsi. Si chiama in tedesco Schadenfreude, cioè ridere per le disgrazie altrui. È il riso di odio, di supremazia, che anche in questo caso riduce gli uomini a cose. Ma qui non si ride perché si scopre che la trasformazione uomo-cosa è finta, ma perché si crede follemente che la trasformazione uomo-cosa sia reale, cioè che l'altro, il nemico, il diverso, sia un oggetto di cui non importa la sensibilità o il dolore. Riso e pianto sono stranamente connessi tra loro. Entrambi sono fenomeni ritmici che generano ormoni del sollievo, fenomeni esclusivamente umani e modi di comunicare a prescindere dalle parole. Il linguaggio comunicativo non verbale è ancora oggi fondamentale, anche se ha preso il sopravvento la parola, strumento a volte insufficiente, specialmente in condizioni estreme di gioia o di dolore. Occorre reimpadronircene nell'epoca che ha fin troppo digitalizzato la comunicazione. Il ridere rientra tra i fenomeni ritmici del nostro organismo, selezionati dalla natura per rilassarci. Per questo è parente del pianto. Si piange per allegria e si ride per disperazione. Il nostro comportamento include schemi ripetitivi e ritmici, che vanno dal succhiare al seno dei bambini al respiro. Questi schemi sono una specie di pacemaker per la nostra vita, ma anche per la nostra mente. Sono punti di riferimento per il nostro benessere. Comportamenti ritmici come la masticazione e la deambulazione influenzano le onde elettroencefalografiche cerebrali, come ha mostrato Ang Lin sulla rivista Sensors nel 2020, e provocano anche un senso di rilassamento psicologico. Revander Gerard e Connor Beveridge su Frontiers in Psychology hanno scritto che i ritmi cardiorespiratori e altri ritmi del corpo possono modulare e persino essere alla base delle attività fondamentali del cervello e della mente umana. Il riso è stato preservato nell'evoluzione umana. Probabilmente in un tempo in cui gli umani non parlavano, lo utilizzavano come un segno di allarme ed era utile ad avvertire gli altri di gravi pericoli. Oggi avverte di un pericolo non meno grave, la disumanizzazione. Grazie allora a chi ci fa ridere, ai disegnatori, ai comici, ai nostri figli o ai nostri partner, perché stanno tirando fuori dal nostro io interiore la capacità di giudicare le cose fredde della vita che troppo spesso accettiamo come fossero normali. Rido, mi rigo i dischi e rido, non sento l'eco, rido, son marce anche le pere. Rido, non c'è più posto e rido, guardo una pizza, rido, non si può mai sapere. Rido, la gente non capisce, il gatto sulle strisce non si può tradire. Rido, chiude la ditta, rido, tolgo il disturbo e rido e poi non rido. Si salvi sempre. Stop, sì. Chi può? Ridere, ridere. Sempre così giocondo. E ridere delle follie del mondo. Yeah.
peggio. Bere senza tu, certo, la commedia dell'amore, l'illusione certa.